Salve a tutti, eh, un video di quelli veloci fatti praticamente a caldo. L'anno scorso ho fatto una specie di esperimento, ho fatto un video riguardo una trasmissione televisiva nota, un in periodo in cui era virale, senza usare però quel nome, senza neanche metterlo nel titolo, senza neanche metterlo nei tag. Per vedere se arrivava, almeno a 20 visualizzazioni Era eh? un argomento del tutto virale in quel periodo. Cioè, tutti i youtuber a fare video su quell'argomento. Questa volta invece voglio fare un contrasperimento e vedere che succede. Se io nomino la parola collegio in questo video, lo, met lo metto nel titolo, lo metto nel tag, nei tag. E vediamo un po' che succede, no? se questo video fa vista da qualcuno sfruttando la visibilità. Ma in realtà voglio dirvi questa cosa. Io, in quel video, ho paragonato il collegio al nazismo, grosso modo. È una trasmissione orribile, ma orribile, dove i ragazzi vengono trattati come delle merde, totali, senza diritti, senza umanità. A me ricorda maledettamente, tra tutte le scene dove vanno a mangiare, e il film di Pasolini, Salò, ore 120, Giornate di Sodoma. Se siete di stomaco forte, guardatelo. Però se siete persone molto sensibili, beh, vi conviene non guardarlo, anche se ne varrebbe la pena vedere quel film, perché è veramente stupendo. C'è un sacco un sacco un sacco di cose interessanti sulla nostra situazione attuale. Una specie di diciamo di anticipazione ma esagerata. Di. vabbè, non, un po' esagerazione. non proprio, vabbè, perché in realtà il romanzo di Orwell già esisteva, ecco. Però diciamo che effettivamente anticipa la sua società odierna, dove praticamente il fascismo diventa una cosa. Che non si esprime proprio con il, 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 il nazionalismo o quelle cose là. Insomma, si, la dittatura è, è, assume forme un po' diverse. Riguarda, uh, in insomma, io vi, vi invito a guardare il film più che altro. Diciamo che non solo quello, ma anche le scene finali. Insomma, vedi, ricordano le scene le serie del collegio: no? i ragazzi venivano presi omologati. Vabbè, io veramente vi se, se vedere tutte le somiglianze fra il collegio e. Le, e 120 giornate di Sodoma di Pasolini vi conviene guardare il film. Di fatto, la cosa raccapricciante per me, per questo ho messo in mezzo anche un po', no? È che, che quei ragazzi volontariamente vanno al collegio. Questa è la cosa raccapricciante. Fanno la fila, fanno i provini, cioè vogliono andarci. Ed è assurdo. Cioè, mentre nei collegi veri e micro ci fanno io spontanea volontà i genitori ce li portano, ce li lasciano, o per, magari per punizione, o magari se non parlando di nuovo del film di prima, ecco. Il film cioè i ragazzi vengono catturati e portati a Salò in quella villa. Che appunto riportano direttamente il collegio. È davvero, è questa cosa micidiale. Ragazzi, potrebbero ribellarsi, ma non lo fanno, altrimenti la trasmissione finisce. Per la fama, per i like, per i followers, vendono la loro dignità, ed è qualcosa di stomachevole, stomachevole. E i youtuber ridono, fanno le reaction, oh, ridono, oh. che cazzo c'è da ridere? Ma che cazzo ridete? State festeggiando proprio la, 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 la vendita della dignità romana. Ma poi tra l'altro no. Pensateci bene, pensateci bene, le prime due edizioni praticamente non se le cagata nessuno. La terza non lo so perché. Come mai è diventata virale? La quarta promette bene, mamma mia, i video dei provini sono già. sono stati in tendenza prima a posto su YouTube. E già i youtuber stanno facendo una serie di reaction assurde. Cioè, ma è incredibile questo fatto. Per farvi capire, se senza la pubblicità, se le cose non, non vanno da nessuna parte, e no, cioè, secondo me è abbastanza raro o difficile che qualcosa diventi virale a caso. No? Eh, tipo, Neuro ha fatto un video che diceva anche da Tumber, che no, è solo diventata virale, non c'è niente sotto. Ma va bene. Perché non sono diventati virali gli operai dell'IVA di Taranto, che sono tanti anni che stanno protestando contro l'ambiente e, e per i diritti dei lavoratori? no? Eh, Chissà per quale motivo. Però, a parte questo, no? veramente, tenetevi conto di questa cosa. E, e poi pensateci anche un fatto. Le ex star del collegio, che cazzo di fila hanno fatto? Hanno avuto i loro 5 minuti di popolarità e poi sono sparite? Non so adesso co cosa facciano questi qua, se continuano ad avere seguito su Instagram con, con, come, come influencer, ma non è che possiamo diventare tutti influencer, no. E mo verranno soppiantati da que questi altri, forse, forse sì, forse no, forse nessuno si ricorderà di loro. E cioè, tipo, ragazzi, mi... provate a pensare chi cacchio è che ha partecipato Grande Fratello nel 2000, 2001, la prima edizione, quando è stata non me lo ricordo, in Italia. C'è cioè, però, santo cielo, ricordatevi... Io, cioè, quando ci fu il primo Grande Fratello, tutti quanti, eh, Grande Fratello, mamma mia. Poi il secondo, il terzo, il quindicesimo, il ventesimo, il, ventesimo, il ventisettesimo, caspita. E li devo ricordare tutti, 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 no? Non possono diventare tutti famosi. Qualcuno, qualcuno, qualcuno diventerà famoso, ma tutti gli altri se nel dimenticatoio. Diciamo che i VIP da tempo vanno a risolvere i famosi, per Dio, dire, show del genere. Hanno un piccolo, come dire, boost, no? Di, di popolarità manco te ne adesso delle ricordi, ma con il collegio, ma veramente sperare di diventare famosi, come sono diventati famosi alcuni con grande fratello, qualcuno, qualcuno forse sì, cioè fu creato l'anno scorso, cioè l'anno scorso, l'edizione scorsa fu creato il personaggio di Mattia Scaviglia, il suo che parlava tutto così, che parlava da tamarro, e poi, e poi, no, no veramente, va, ma... guarda che, 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 non... che, che... cosa più, Brutta, no? E che poi la gente ride, ride, ride. Sembra che se, se fosse un film, potremmo pure capire. Un film trash. Questi ragazzi, vedi che subiscono veramente quelle cose. Cosa hanno imparato? Sti cazzi al collegio? Conformismo, no? Ma veramente, che devi andare là, o farò fare casino, o, ti, o, o te vieni sottoposta alle regole. Veramente, forse ho già spiegato, no? Mettono in mezzo le due cose più assurde: la mancanza totale di regole e l'eccesso proprio di regole e tutto scoppia praticamente, poi vabbè, che sia in parte è recitato è chiaro, i professori saranno forse i professori, ma saranno anche un po' attori, i sorveglianti sono palesemente attori, il preside è palesemente un attore, e forse i ragazzi recitano a canovaccio, anche se non c'è proprio bisogno di dire a un ragazzo di fare casino finché faccia casino, però, oi, oh, palese sei in televisione, non puoi pensare che vada tutto storto, forse è stato un reality co co come il Grande Fratello, Ancora, ancora, tu mi vedi 24 ore al giorno, magari ci cioè resti quando vedi qualche scena, capirai. Beh, è ricordo un aereo, non si sente più niente. Vi saluto, alla prossima.